mettiamo assieme gli ingredienti: una mozzarella da 125 grammi, sale, pepe, origano, pangrattato, due zucchine tonde e due zucchine gialle. Prendere le due zucchine tonde, tagliarle l'estremità superiore e svuotarle. Aromatizzare l'acqua con l'origano e il sale. Tre zucchine svuotate e farle cuocere per 10 minuti. Tempo tagliamo le zucchine a cubetti. Una volta tagliate le zucchine, prendiamo un bicchiere capiente, un mix di immersione e le frulliamo finché non diventa una crema. La mettiamo dentro una bulla, saliamo e peppiamo a nostro piacere. Intanto incorporiamo l'uovo e il pangrattato. Per il pangrattato io ne ho messo 100 grammi, poi vedete voi se rimane troppo liquido aggiungete ancora un po' di pangrattato. We'll be right back.
prendiamo la mozzarella precedentemente sgocciolata e la tagliamo a cubetti. Passati 10 minuti, tiriamo fuori le nostre zucchine dalla vaporiera e le riempiamo con il composto, facciamo una base sotto, mettiamo la mozzarella e una base sopra. Prendiamo la teglia da forno, la foderiamo con carta forno e mettiamo le zucchine. Cuociamo a 200 gradi per 40 minuti, forno statico.